Il Congo fu gestito dal Regno del Belgio dal 1884 e divenne colonia belga nel 1908, ottenne l'indipendenza il 30 giugno 1960. Purtroppo, il 17 gennaio 1961, il suo primo ministro, Patrice Lumumba, fu assassinato. Questo triste avvenimento ha fatto scattare un'instabilità politica in tutto il paese. In questo contesto è nato il movimento mulelista, guidato da Pierre Mulele, simpatizzante del socialismo cinese, avendo seguito lui e altri congolesi una formazione militare in Cina. Nel 1963 Mulele è a capo della ribellione nella regione del Bas-Congo, che si estende a macchia d'olio in quasi tutto il territorio congolese. Nell'est del paese il generale Shabani comandava il movimento, la cui sede era proprio a Fisi, dove faceva riferimento a un colonnello di nome Abedi Massanga, che uccise i tre Saveriani e l'Abbé Joubert il 28 novembre 1964. I Saveriani sono arrivati a Baraka nel 1959, accolti dai padri bianchi che gestivano la parrocchia. Vivevano sulla collina di Mwemezi, dove i padri bianchi avevano fondato la missione nel 1948, la chiesa, il presbiterio e la scuola. Ma il posto non si confaceva, la sorgente d'acqua potabile era lontana, la zona isolata ed inabitata. Per di più, dopo l'indipendenza del paese, l'insicurezza si faceva sentire. Il 2 febbraio 1961 un elicottero dell'ONU scese a Baraka e volle ritirare i confratelli per metterli in salvo altrove. Questi, unanimi, decisero di restare a Baraka con i loro fedeli. Qualche ora dopo, i militari misero in prigione i quattro missionari, accusandoli di collaborare con i presunti assassini del primo ministro Lumumba. I quattro missionari furono condotti fino alla prigione di Bukavu, dove saranno liberati il 6 febbraio 1961. Fra i quattro prigionieri ritroviamo il fratello Faccin. Questa esperienza di prigionia lo convinse ad amare per sempre il popolo congolese. Scriveva ai suoi genitori: «L'esperienza della prigione mi ha messo alla prova affinché mi impegni ad amare il popolo congolese e a testimoniare sempre la fraternità e la carità». Sulla collina di Mwemezi i confratelli non sono più in sicurezza. La gente dei dintorni si trasferisce scendendo dalla collina verso il lago. I confratelli ricevono in dono un terreno paludoso a qualche metro dal lago. Il 23 maggio 1963, festa del Cuore Immacolato di Maria, Monsignor Catarsi benedice la prima pietra della nuova chiesa di Baraka, che sarà quasi terminata quando i confratelli saranno uccisi in novembre 1964. Nell'aprile 1964 i Saveriani lasciano definitivamente la collina di Mwemezi per stabilirsi in mezzo alla popolazione, accolti dalla famiglia Kilemba Albert, intanto che il nuovo presbiterio stava per essere completato. Anisè Kilemba, figlio di Sifa Vintikili, ha custodito degli oggetti di cucina come ricordo dei Saveriani che dormivano da loro e che considerano come veri martiri. Il 16 novembre 2016, Françoise, la moglie di Anisè Kilemba, ci ha mostrato una tazzina di caffè dei martiri, ben conservata e che ricorda loro tutta una storia. Il 28 novembre 1964, verso le 2 del pomeriggio, il colonnello Abedi Massanga con altri mulelisti uccidono prima il fratello Faccin che li aveva accolti e aveva cercato di calmare la loro violenza. Il padre Carrara, che confessava in chiesa, è uscito appena ha sentito gli spari. Pure lui è stato ucciso a fianco del suo fratello. Ed ecco la loro storia.